Grazie Ameri. Benissimo, grazie Sando. Iniziamo la nostra cronaca della postazione radiofonica numero uno per il secondo tempo dell'incontro di calcio finalissima del campionato del mondo, 12ª edizione, fra la Germania e l'Italia. Saranno i giocatori tedeschi a rimettere in gioco la palla. Vi ricordiamo che il risultato del primo tempo è rimasto fisso sullo 0-0, non ci sono stati cambiamenti, sono partiti in questo momento per il secondo tempo, non ci sono stati cambiamenti tra le due compagini, anche se le due formazioni, gli uomini che erano in panchina, vale a dire Rubes, Müller, Hannes, Magatte, Frank per la formazione tedesca e Dossena, Marini, Bordon e Causi, sono ben riscaldati nel corso dell'intervallo. Attacca subito la Germania, attacca Rummenig, al limite ha ricevuto in questo momento la palla Breitner, deve aggirare però abbondantemente, deve girare abbondantemente al largo per sfuggire i nostri giocatori, mentre Kals ha ricevuto il passaggio controllato da Cabrini, tenta un affondo sulla destra, ritorna al centro, sulla palla si è portata ancora Drammer, ma l'arbitro non concede il vantaggio e dà un calcio di punizione in favore della formazione tedesca. Per il fallo commesso ai danni di Kals, arretra rapidamente tutta la formazione azzurra, è rimasto soltanto all'altezza la nostra tre quarti rossi, mentre il pallone è stato concesso al giocatore incaricato del tiro e si tratta di Kals. Formazione degli azzurri in difesa, tutti all'altezza del rischio del rigore, Tardelli facendo ai compagni di badare anche a Brighton, parte il tiro, Zoff ha bloccato il pallone, il tiro piuttosto forte che proveniva dalla sua sinistra era stato tirato da Kals e quindi rimette in gioco il pallone. Ecco avanzare Scirea, tocco in avanti per Altobelli, Altobelli sta per essere attaccato dagli sbarchi che arretra, pallone allora sganciato all'indietro verso Paolo Conti che è nel cerchio del centrocampo e allunga sul sedere opposto per Cabrini che varca la linea centrale, in soccorso di Cabrini c'è anche Tardelli, riceve anche Oriali che è vicino a Tardelli, avanza poi Tardelli che riceve da Oriali, passaggio in linea, Oriali sta per essere attaccato da Drammer, manda il pallone in avanti a Cabrini che cerca di liberarsi di Kals, il pallone è stato messo in fallo laterale ai tedeschi, rimessa in gioco per Rossi, controllato da Hans Forster. Ecco Karl-Heinz Förster che rimane ancora sul nostro giocatore, gli ha tolto la palla mentre Rossi si è inginocchiato ai bordi del campo, al limite del campo, sull'attacco del giocatore tedesco, azione regolare comunque e quindi è la formazione tedesca che si riporta in avanti. Riceve Fischer in questo momento, c'è uno scambio all'altezza della tre quarti di campo ancora tedesca per un passaggio indietro, poi è Brigger che scatta improvvisamente, si porta in avanti, allunga ancora il pallone per Breitner che entra nella nostra area, ne esce, cerca di centrare, un rasoterra fiacco e poi toccato molto bene da Scirea che mette il pallone fuori area, indirizzandolo sulla sinistra dove si è trasferito Conti che avanza verso la linea centrale del campo, ancora la nostra ala in possesso della palla, eccolo davanti a Seccalz, cerca di superarlo con un pallonetto e vi riesce infatti, così può ripartire l'offensiva italiana pilotata da Conti e da Cabrini sul settore di sinistra ma con pallone che è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco per la formazione azzurra, Cabrini ha recuperato la palla davanti a sé due uomini, uno si tratta di Conti, anche Tardelli a correre, viene servito invece Rossi, passaggio vietato ancora a Cabrini, ancora a Conti che avanza leggermente nella nostra area, cross per Tardelli che viene superato da un pallone già toccato forse da Brigger, pallone in fallo laterale, no Brigger non ha toccato la palla perché la palla è terminata in fallo laterale, la rimessa di Rydbarski che ha effettuato la rimessa in gioco e ha servito Stiriche che cede la palla ancora a Rydbarski che avanza verso la linea centrale del campo dando in diagonale verso il centro a Breitner che allunga ancora in diagonale sul centro dove scatta in questo momento Karl-Heinz Förster che viene messo a terra, calcio di punizione per fallo commesso su Bernd Förster, deciso dall'arbitro Coelho che ha seguito l'azione che si è subito precipitato sul luogo dove è avvenuto il fallo. E Rossi che cede la palla a Breiter, siamo un 10 metri oltre la linea centrale del campo, nella nostra metà campo, scambia con Kals il numero 3 Breiter, passaggio effettuato ancora verso Rummenig, Rummenig su cui gioca con decisione Bergo mettendo la palla fuori, Rummenig non è scattante, ecco la sua rimessa in gioco, ecco Drammer che restituisce la palla di testa a Rummenig, piegandosi, ecco ancora Rummenig in azione, avanza, cerca di spostarsi verso il centro per tirare, allunga pallone a Fischer che in lotta con Collovati, allungato col pallone sulla destra per Drammer, ancora sulla destra dove si muove Kars, ecco in azione il giocatore, cerca da fondo su di sé Cabrini, cerca di aggirarlo e di portarsi verso il fondo, Cabrini in te che è scivolato all'ultimo momento, manda la palla in fallo laterale, Kars è già pronto per la rimessa in gioco, ha effettuato un passaggio per Drammer, ancora Kals in possesso del pallone, ecco un suo cross, colpo di testa di Colovati che anticipa Fischer, Rossi colpo di testa, si è portato incontro la palla, colpo di testa anche di Bernd Förster, ribatte ancora Kals nella nostra area, Rummenig insegue la palla, cerca di sottrarla a Bergomi che invece la controlla, la difende e il pallone termina oltre il fondo, rimessa in gioco per la formazione italiana.
Siamo giunti frattanto al quarto minuto della ripresa, 4 primi e 25 secondi di gioco. Rammentiamo a quanti si ponessero in questo momento in ascolto che nella finale del 12° campionato del mondo, che si gioca sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid, Italia e Germania stanno pareggiando. Attacca l'Italia e va a gambe nell'area Oriali, fermato da Spiriche. Azione regolare, dice l'arbitro, che invita i tedeschi a proseguire la loro azione. Dobbiamo anche ricordarvi che i nostri hanno mancato un calcio di rigore. Scatta in questo momento Fischer per difendere il pallone. Gli allontana Tardelli, lo recupera all'altezza della centrale del campo Bert Förster. Lo lascia sui piedi di Breitner, che avanza e giunto all'altezza da tre quarti di campo davanti a sé Tardelli. Scambia con Rummenigge, con Fischer, tentativo di passaggio di ritorno indietro per Rummenigge, non riuscito. Rimanda in avanti la nostra difesa e ora attacca l'Italia. Ecco un passaggio effettuato verso Paolo Rossi, che ritorna un po' indietro, ha sulla destra Altobelli, sulla sinistra ci sono invece Caprini che vengono avanti, mentre Conti si è fermato. Da Caprini indietro ora a Conti, che prosegue l'azione. Ecco ancora Caprini, ecco ancora Conti verso la palla, ecco il passaggio effettuato in direzione di Oriale, agganciato e messo a terra da Breiter. Quindi calcio di punizione questa volta a favore della nazionale italiana, un 8 metri prima del limite dell'area, con gli azzurri pronti per battere questo calcio di punizione. 5 primi e 34 secondi di gioco nel secondo tempo, 0-0 il risultato. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che se la partita, dopo i tempi regolamentari, dopo i due supplementari di 15 minuti l'uno, dovesse finire in parità, l'incontro non terminerebbe come al solito, come di consueto, con i calci di rigore, ma si ripeterebbe la partita fra 48 ore, esattamente fra due giorni. Ecco intanto i giocatori pronti per battere il tiro di punizione, barriera della Germania fermata, siamo a circa un 25 metri, Tardelli, tiro, la palla è sul fondo, abbondantemente lontana dai pali difesi da Schumacher. Portiere tedesco attende che gli pervenga il pallone per effettuare la rimessa in gioco. Dobbiamo dire che fino a questo momento Schumacher non ha dovuto effettuare grandi parate e forse l'avremmo visto in una grande parata se Conti fosse riuscito ad agganciare quel pallone, che invece Briga non gli ha permesso di agganciare perché l'ha messo, sono tanti complimenti, a terra, provocando quel calcio di rigore che Caprini, non avendo realizzato al 27°, ci costringe a essere ancora sullo 0-0. Ecco intanto Fischer sulla sinistra, va verso il fondo, tentativo di cross, ribattuto il pallone da Colovati in calcio d'angolo, ed è il primo calcio d'angolo del secondo tempo in favore di una delle due squadre. Sta per battere il suo primo calcio d'angolo la Germania, Sevilla Litvarski nell'area d'angolo, in attacco sono Rummenigge, dall'altezza di disco di rigore si porta Breiter, più avanti c'è Fischer, vengono avanti anche Briegel, ora anche Ben Förster. Sta per partire il tiro di Litvarski, che dice all'arbitro di osservare la posizione del giocatore che era avanti. Parte il tiro in aria, agganciato dai tedeschi il pallone, Breiter, tiro ribattuto, ancora Breiter che segue la palla, la scambia con Kals, che è rimasto fuori aria sulla destra. Kals cerca di portarsi verso il fondo, di aggirare Scirea, vi riesce, ma poi ancora una volta la palla rimbalza su via di Scirea e termina in calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo consecutivo, ma questa volta sul settore opposto dove è stato battuto il precedente, vale a dire sulla sinistra di Zoff per la formazione tedesca. Ancora assembramento di difensori e attaccanti in area. Spiriche è rimasto all'altezza della linea centrale del campo. Sulla tre quarti c'è Karl-Heinz Förster. Parte in questo momento ancora il tiro di Kals in aria, grappolo di giocatori, pallone che termina sul fondo, ma questa volta sono stati i tedeschi a mancare di mira con Litvarski e quindi il pallone è terminato oltre il fondo per la rimessa in gioco degli azzurri. Un po' la fisionomia degli stessi primi 45 minuti di gioco, iniziati, volevamo ancora ricordare, per quanti soprattutto non ci avessero seguito in cronaca diretta, iniziati, dicevamo, con la Germania all'attacco per 20 minuti. Poi venne fuori molto bene l'Italia e ci fu l'episodio al 27° punto dell'atterramento di Conti in aria ad opera di Briegel, rilevato dall'arbitro, ha concesso un calcio di rigore il signor Coelho, ma Caprini purtroppo non è riuscito a far centro e quindi le squadre sono rimaste sullo 0-0. Rimesso in gioco da parte di Dino Zoff, segretario della Babola tesissima, ribatte ancora Kals, rimanda verso Rummenigge, ribatte ancora il nostro Bergomi. La palla è ora recuperata da Conti, che cerca di portarla in avanti, gli è stata sottratta da Bert Förster, recupera ancora Breiter che cerca di filtrare fra due azzurri, ancora Conti in azione, ha sottratto la palla ai giocatori tedeschi, avanza nel ruolo e insieme con Gentile è stato Altobelli a rilanciare sulla sinistra per Conti, fermato mentre il nostro giocatore è entrato in aria da un intervento difensivo, mentre sulla rimessa da parte della difesa ecco Rummenigge in azione difensiva offensiva e poi lanciare il pallone all'indietro verso Kals, che si riporta in avanti scambiando allo stesso tempo con Spiriche, il quale rimanda ancora in avanti sulla sinistra per Drammer. Dovremmo ricordare che Spiriche qui è padrone di casa perché è del Real Madrid e quindi è un terreno che conosce molto bene. Ancora Drammer in azione, ancora Briga limitata l'azione, una corsa di Conti per fermare Briga,
riesce a toccare la palla verso il centro, ancora Collovati che irrompe, Conti al limite con una bellissima azione, molto calma, si difende liberandosi prima di Rizbarski, poi di Brigger, ancora di Rizbarski, insiste nelle sue azioni e poi la palla viene data ancora verso il fondo, ma non sono altrettanto bravi i compagni della difesa e Asceria non riesce, il gioco è riuscito a Conti, comunque rimedia un calcio di punizione che sarà molto utile per allontanare la palla dai nostri paraggi. Ecco intanto Gentile che ha recuperato il pallone e sta per scambiarlo con Zoffo, molto probabilmente dovrà effettuare un calcio di punizione vero, autentico, perché accanto alla linea che delimita l'area di rigore azzurra è rimasto Rizbarski. Ecco il calcio di punizione Gentile, in avanti verso Conti, messo a terra da Brigger mentre ha già intervenuto sul pallone, si allontana Brigger, Conti si è rialzato. Diciamo ancora ottime cose di questo Bruno Conti, giocatore preziosissimo in questo mondiale, dal cui piede sono partite tante cose belle, sia in attacco, sia in difesa, sia al centrocampo. Ecco intanto Auriari sul settore di destra, sta attaccando su Drammler che viene messo a terra dal giocatore tedesco, lo manda a quel paese con un gesto piuttosto esplicito, mentre il pallone è terminato in palo laterale. Palla all'altezza del limite dell'area tedesca, rimessa in gioco, punizione per la formazione azzurra. Auriari si è rialzato, poi è Gentile che viene avanti e si appresta ad effettuare il calcio di punizione. Verso Conti, parte un tiro, spirica di testa e devia la traiettoria della palla mandandola in palo laterale sul settore opposto. Sul settore opposto dove appunto vediamo la palla è terminata in palo laterale, la rimessa in gioco per la formazione azzurra. Sono in diversi ad attendere la palla, la riceve Tardelli che all'altezza della nostra tre quarti tedesca cerca con una serie di finte di liberarsi di Drammler, rimette il pallone sui piedi di Conti con la gancia bene, non riesce a superare però l'avversario che lo controlla, si tratta di Spiriche, la palla è terminata oltre il fondo, calcio d'angolo anche per gli azzurri, mentre l'arbitro Queio si riporta ancora verso Conti riprendendolo ma non ufficialmente, forse per le proteste dello stesso Conti. Pallone in aria d'angolo, sarà l'entusiasmo degli italiani che stavano da quella zona. Ecco ancora passaggio verso Daperi, colpo di testa fuori aria, mandato il pallone da parte di Heinz Förster, messo a terra da un attacco di due o tre giocatori tedeschi, un nostro azzurro esattamente Auriari che stava per avanzare dove ha ricevuto la palla, punizione battuta, irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri con Cabrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi che si è buttato in testa su Cabrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi al undicesimo, il Presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri. Siamo passati esattamente dopo 11 minuti di gioco nel secondo tempo grazie a un colpo di testa di Rossi che si è buttato sul pallone insieme con Cabrini. A noi è sembrata la palla toccata da Rossi, vedremo ora se è Rossi che si è buttato proprio con un tuffo di testa a colpire la palla e a metterla in rete. Pertanto l'Italia all'undicesimo conduce grazie al gol di Rossi per una rete a zero. 1-0 in vantaggio dell'Italia, rete di Rossi. Ecco intanto i tedeschi che si riportano nuovamente in attacco. In attacco i tedeschi, la palla recuperata da Breitner, ecco sulla destra viene avanti anche Kals, ha ricevuto il pallone, è pronto a servire i propri compagni, Rizbarski, sul settore di destra, cerca di aggirare Cabrini, cerca di colpire la palla, anzi Gentile lo mette a terra, c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro in favore della formazione tedesca, Rizbarski concede la palla a Kals, ora la Germania si riversa tutta nella nostra area alla ricerca del pareggio, ecco Kals che è pronto a calciare il pallone che del calcio di punizione, la palla è stata posta vicinissima al limite dell'aria. L'Italia conduce da circa un minuto per 1-0 grazie a una rete di Rossi, parte il tiro a Zoff si butta a vuoto sul pallone, poi la palla è stata deviata sul fondo da Rummenigge che era appunto la punta avanzata verso la nostra porta. Zoff si appresta a recuperare il pallone e a rimetterlo sul terreno di gioco, mentre vi ricordiamo che al tredicesimo del secondo tempo l'Italia è in vantaggio per una rete a zero e che questa rete è stata segnata all'undicesimo grazie a un gol di Rossi. Rimessa in gioco da parte di Zoff, rincorsa da fondo campo, rimessa in gioco con parabola alta della palla, oltre la linea centrale del campo, colpo di testa
di Ben Foerster, recupera ancora Tremmer, cerca di passare a Brickell, ma sono gli azzurri a recuperare il pallone. Ecco Altobelli, scambia con Tardelli che viene avanti, Tardelli in una posizione di mezzo destro, aggira la difesa, poi va a terra al limite dell'area, l'azione è regolare per l'arbitro, recupera Stiliche, ecco una sua discesa, iniziata dai limiti dell'area, avanza con decisione Stiliche, attesa Doriani, scambia al centro con Drammer, quest'ultimo verso la palla e invita l'azione Breiter che viene di corsa, ancora Breiter in avanti, entra in area su Stiliche. Molto bene Oriali, manda la palla quasi in fallo laterale, è Gentile che difende il pallone sulla linea dell'out, va a terra, l'arbitro facendo che si tratti di una rimessa in gioco per la formazione tedesca. Ecco Stili che entra verso la palla, attende il piazzamento dei compagni che ha davanti a sé, il compagno più vicino lo trova poi in Lubaschi, tentativo di portare il pallone in avanti, Romani che non riesce a lanciare la palla, Tardelli ha respinto, ribatte ancora su Rossi, Carlisle Foerster recupera Stiliche, una serie di colpi all'impazzata, vibrati a una dall'altra parte, tiro da parte del numero 5 Ben Foerster che non riesce il Barsi a deviare, con palla che termina sul fondo. Sono momenti veramente emozionanti questi, è partito all'11° un attacco azzurro, è riuscito a segnare Paolo Rossi buttandosi con Cabrini in tuffo di testa su un pallone che era pervenuto appunto davanti alla porta difesa dal portiere Schumacher. E dobbiamo ancora ricordarvi una cosa, gentili ascoltatori, che abbiamo mancato un calcio di rigore nel corso del primo tempo con Cabrini al 27°, colpo di testa ancora di Carlisle Foerster, pallone ribattuto ancora dalla difesa azzurra da Collovati, ha inspaccata, è intervenuto Ben Foerster, recupera Breiter a ridosso della linea centrale del campo, spedisce il pallone sulla destra per Rummenigge, respinge molto bene Bergomi, in fuorigioco Rummenigge. Bergomi aveva respinto, avevano ribattuto i tedeschi, ma era rimasto fuori gioco ancora Rummenig. Ed ecco sulla sinistra avanzare in questo momento Oriali, falciato e messo a terra, mentre sta per giungere al centro, cartoncino giallo per il giocatore reo di questa scorrettezza. Si tratta di Drammer, Drammer ha messo a terra il giocatore italiano e pertanto l'arbitro lo ha ammonito. Ecco intanto Oriali si alza in piedi, su invito dello stesso signor Coelho, e il nostro Scirea si appresta a battere il calcio di punizione. Italia in vantaggio, lo ripetiamo ancora per quanti si volessero soltanto ora in ascolto, da pochi minuti, da 4 minuti nella finale mondiale del 12° titolo mondiale, per una rete a 0, rete segnata da Rossi. E intanto vediamo che scambiano ancora gli uomini del nostro centrocampo, mentre Cabrini non riesce a recuperare un pallone che è terminato in fallo laterale. Cominciano i canti dei tifosi italiani, Cabrini cerca di effettuare la rimessa in gioco, la lascia poi invece effettuare al numero 13 Oriali. Oriali serve Conti verso la linea di fondo, Conti controlla la sfera, ritorna indietro ed è messa a terra da un intervento di Carlo. Evidentemente i tedeschi non sanno più come frenare questi nostri giocatori italiani che sgusciano un po' da tutte le parti. C'è un calcio di punizione concesso per la formazione azzurra, mentre Dervala è in margine del campo da qualche istruzione a Rummenigge. Si sta scaldando Rübes, un altro attaccante, una specie di pachiderma che avrete visto sicuramente nel corso delle altre partite del campionato del mondo. C'è la punizione per gli azzurri, parte il tiro verso la porta avversaria, la palla attraversa tutta l'area germanica, termina in fallo laterale e quindi assisteremo alla rimessa in gioco. Esce Schumacher dai pali, viene invece servito uno dei due Foerster e poi un lancio verso Brickell che avanza all'altezza della sua tre quarti verso la linea mediana del campo, cerca di servire il numero 8 Fischer, messo a terra dall'intervento di Collovati, un calcio di punizione concesso e intanto sta per avvenire il cambio, vedremo chi esce. Era stato Rummenigge che ai margini del campo aveva sentito il nome molto evidente dell'uomo che dovrà sostituire Rübes, il quale sta per fare il suo ingresso in campo, il numero 9 della nazionale tedesca sta per dare il cambio sul terreno a qualcuno e questo qualcuno credo che si tratti di Drammer che esce dal campo. Ecco Drammer che lascia il campo ed entra al suo posto Rübes, una punta per un centrocampista, corre in questo momento Rübes a prendere il suo posto mentre c'è un calcio di punizione per la formazione tedesca, sta per batterlo Breitner, la rincorsa del giocatore, il suo tiro, ecco il pallone nell'area italiana, colpi di testa, ripetizione, respinto il pallone, recupera ancora la nostra difesa e rilancia Rossi, rimasto un po' troppo solo in attacco. Rossi lancia il pallone in avanti, è preceduto da Carlisle Foerster che tocca la palla verso il centro a Ben Foerster, sulla sinistra ancora per Breitner che ha varcato la linea centrale del campo, procede la sua azione, ecco ancora Breitner in possesso della palla, la lascia al compagno di squadra Rummenigge, il quale ha davanti a sé Bergomi che lo controlla. Rummenigge
Henning che spedisce ancora verso Kaltz, il giocatore di destra, e con il petto Kaltz di rotta il pallone verso Ben Förster, ancora in possesso della palla, tutta la Germania in attacco, ma non si passa, Bergomi ha fermato la palla con il petto, la porta fuori, e poi ancora una volta Conti, anzi Oriari, viene messo a terra mentre sta a svoltare il pallone in avanti. Una serie di falli ci permette di vivere piuttosto bene anche nel settore della difesa, dove i nostri giocatori riescono a recuperare il pallone e ogni volta che lo recuperano vengono messi regolarmente a terra. Ora c'è una bella azione sulla sinistra da parte di Scirea, che poi spinge verso il centro, cerca lo scambio con i nostri punti, esattamente con il nostro Conti, ma non c'è intesa e quindi la palla, anzi Altobelli, e quindi la palla termina sul fondo senza che Scirea possa recuperarla. Ritornano ancora in avanti i tedeschi, i quali a nostro avviso stanno accusando veramente, come diceva il collega nell'intervallo, lo sforzo dell'altra partita. E intanto Caprini a buon gioco, ritorna indietro nelle nostre retrovie e recupera il pallone, cerca di rimandarlo in avanti, viene soffiato il pallone a Rizzarti, riescono a liberarsi i nostri giocatori con molta facilità degli avversari, mentre per ora è Brighton che soffia il pallone per un istante ad Altobelli. La palla sta per terminare in fallo laterale, ma c'è anche un fallo commesso da Altobelli e quindi un calcio di punizione concesso per la formazione tedesca. E Kaltz che si appresta a batterlo qualche metro oltre la linea centrale del campo, c'è una sua rincorsa molto breve, un suo tiro, il pallone entra in aria, colpo di testa di Rübes e parata non difficile da parte del nostro Zoff. È uno degli interventi di una mano amministrazione che Zoff ha effettuato nel corso di questo secondo tempo, che peraltro l'ha visto molto poco impegnato. E siamo al 15° minuto di gioco del secondo tempo. L'Italia è sempre in vantaggio per una rete a zero. La rete è stata segnata nel secondo tempo all'11° dal nostro Rossi, mentre poi vediamo che Schumacher deve lasciare la porta sguarnita e attacca Rossi, essendo uscito fuori dai pali. Attacca Rossi vicino alla linea del flaut. Ecco Schumacher che riporta ancora il pallone nella sua area per poterlo riprendere con le mani e perciò la rimessa in gioco. Azione un po' cervellotica da parte del portiere, comunque è riuscita. Ecco intanto Stilicke che avanza, sta per vagare la linea centrale del campo, perfetto lo schieramento difensivo degli azzurri che subito si spostano ad occupare i loro posti e a prendere in consegno i loro uomini. Ecco Brighel che attacca sulla sinistra, supera Conti, si porta sul fondo, tiro cross, tentato il pallone, Zoff ha salvato la nostra rete, ha salvato la nostra rete da un duplice attacco che era stato portato dai tedeschi che si erano lanciati sul pallone. Zoff è stato bravissimo in questa occasione, dopo aver mancato l'intervento buttandosi fuori dai pali, è intervenuto una seconda volta e ha bloccato il pallone. Rimessa in gioco del portierone azzurro, la palla verso la linea centrale del campo, l'ha fermata il nostro Altobelli che poi la tocca ancora indietro in direzione di Oriari. Dobbiamo dire che Altobelli a nostro avviso ci sembra utilissimo al gioco della nostra squadra e ora il pallone è stato recuperato dai nostri azzurri che lo riportano ancora in avanti. È Rossi l'autore della rete che per il momento ci permette di vincere, a effettuare un altro cross per Altobelli, colpo di testa da parte di un difensore, pallone fuori area, Brighel lo recupera, lo riporta per qualche istante in aria, lo tocca per Breiter che spedisce ancora fuori, toccato il pallone da Conti ma spedito verso Rübes, fallo commesso dai giocatori italiani, calcio di posizione battuto, Breiter avanza verso la linea centrale del campo che ora supera in questo momento, pilota il pallone ancora in avanti, cerca di darlo in profondità in direzione di Rübes, attaccato da Scirea, perde la palla, la recupera ancora l'Italia ed ecco Conti in possesso del pallone su passaggio di Oriani, è nel cerchio del centrocampo, manda la palla sulla sinistra, ha recuperato Bergomi e recupera ancora il nostro Tardelli, scambia ancora il pallone sull'estremo settore di sinistra dove c'è una discesa che sta per iniziare da parte degli azzurri. E Conti che ha recuperato il pallone all'altezza da tre quarti di campo tedesca, ha fermato quasi il gioco in attesa che altri giocatori sopraggiungono e anche per far passare un po' di tempo, diciamo la verità. Ecco sempre Conti, bravo, lancia ancora Scirea, il quale viene fermato da un passaggio all'indietro verso il portiere Schumacher, un passaggio che però mette fuori il combattimento nostro Scirea, terminato a terra nella zona vicino all'area di fondo. C'è un calcio di punizione concesso comunque per fuorigioco forse dello stesso Scirea, un'azione che vede in questo momento Breiter nella posizione di ala destra scendere verso la linea dell'out, poi crossare il pallone, esce Zoff e riesce a bloccare la palla, un tiro comunque insidioso questo di Breiter scoccato dalla destra, rimesso in gioco per conto della formazione italiana. Ecco da Gentili in avanti a Rossi scattato sulla destra, Rossi atteso in zona da Karl-Heinz Förster, manda pallone in aria e scattato in posizione irregolare Altobelli, l'azione sarebbe stata bellissima, scattato però in posizione irregolare Altobelli, c'è un calcio di punizione per fuorigioco già battuto. Litvarski che ha potuto poco fino a questo momento nell'incontro scende ora verso la linea centrale del campo e ancora in possesso la palla con Ben Förster, ecco poi un passaggio verso Litvarski che non riesce a servire i suoi compagni
mentre Gentile porta il pallone nella sua azione focosa oltre la linea che delimita il campo lateralmente, quindi c'è una rimessa per conto della formazione tedesca. Ecco il numero 11 che la effettua, è stato Rummenig a ritornare indietro per recuperare il pallone e effettuare questa rimessa. Ha scambiato il pallone con Breiter, invitata l'azione ancora da Rummenig, scatto di Breiter messo a terra da un intervento di Rossi, l'azione regolare prosegue, scatta ancora la formazione italiana, una discesa di Conti che riceve da Civea, avanza Conti, sulla sua destra corre prontamente Bergomi e Conti verso la palla, resta improvviso la palla, prosegue Rossi al limite, tocca sulla destra per Civea che ferma, colpo di tacco indietro per Bergomi, ancora per Civea, ancora Civea in possesso della palla, siamo nell'area avversaria, al limite per Tardelli, tiro, rete! Rete! Tardelli, rete! Seconda rete degli azzurri, seconda rete degli azzurri, esattamente dopo 23 minuti del secondo tempo, 23esimo del secondo tempo, l'Italia ha portato a due le sue reti. Due reti per l'Italia, ormai lo stadio è tutto un sventolare di bandiere tricolori. L'Italia è giunta al secondo successo, al 23esimo, grazie a un gol messo a segno da Tardelli in una manovra molto elaborata, molto bella, in cui i nostri hanno mantenuto la palla, se la sono scambiata nell'area avversaria e poi un bel servizio al limite per Tardelli ha permesso al nostro giocatore di intaccare. Intanto Pertini riceve i complimenti ed è in piedi in tribuna, nella tribuna reale, è in piedi e riceve i complimenti scambiando stretto di mano e baciando la mano alla regina Federica. Il pallone della seconda rete è entrato da poco nell'area, nella porta di Schumacher, il pallone è stato portato al centro, rimettono in gioco i nostri azzurri che ormai sono avviati verso la conquista del titolo mondiale. Mancano circa 20 minuti alla conclusione e i nostri sono senz'altro lanciati. E intanto c'è stato un cambio di giocatori, è entrato il numero, è uscito il libero Stinicke ed è entrato Hansi Müller, è entrato Hansi Müller al posto di Stinicke, quindi i nostri avversari hanno sostituito due uomini, prima hanno mandato fuori Fischer sostituendolo con Rübes, ora hanno mandato fuori il loro libero, vale a dire Stinicke, sostituendolo con Hansi Müller. Due cambi per i tedeschi, ecco la palla in aria, lotta di giocatori, Rummenig cerca di contrastare i difensori azzurri, la palla è terminata in fallo di fondo e quindi c'è Hansi Müller che si appresta a battere il tiro della bandierina. Ecco il giocatore che ha volato la palla nella zona d'angolo, tocca all'indietro per Kals che rimette al centro della nostra area, ma Tardelli già libera, rilancia verso Altobelli, rimasto soltanto in pressione offensiva. Altobelli porta il pallone verso la linea centrale del campo, l'ha superata, si è fermato, tocca all'indietro ancora in direzione di Altobelli che si libera del ritorno di Hansi Müller, tocca in avanti ancora verso Altobelli che scambia ancora riportando il pallone all'indietro per i propri compagni, e ancora Altobelli in possesso della palla, ecco un suo scambio con Oriali, ecco poi non vita l'azione per conto di Bergomi, poi ancora Cabrini che si porta in attacco, Cabrini, discesa di Cabrini, irrompe fra due giocatori, viene arrestato al limite dell'area farosamente, calcio di punizione concesso per la formazione azzurra, calcio di punizione concesso per la formazione azzurra esattamente al 26esimo di minuto di gioco del da Conti con piccolo schieramento di barriera che è stato formato davanti al giocatore incaricato del tiro. Conti sta per prendere la sua rincorsa e per cacciare il pallone, è la rincorsa piuttosto lunga e il tiro viene effettuato leggermente sfruttati sulla destra della rete difesa da portiere tedesco. Ancora uno scambio Conti-Tardelli, c'è stato così, ora ve lo spieghiamo, un colpo di tacco di Conti che ha simulato una grande battuta verso Tardelli che era la sua squadra, Tardelli ha rilanciato ancora verso Conti, scattato a sinistra, ma l'azione non ha avuto esito per il pronto intervento difensivo dei tedeschi. Intanto c'è un calcio di punizione e un cartoncino giallo per Oriani, un calcio di punizione battuto e non è stato Stinicke che è uscito, ma Rummenig che ha lasciato il terreno. C'è un'azione ancora dei tedeschi condotta sul giocatore di estrema sinistra, poi rivedremo come sono avvenuti i cambi, c'è Hansi Müller che è entrato al posto di Rummenig e ora in possesso della palla, lancia sul giocatore di destra dove non c'è nessuno, la palla termina sul fondo. Allora vi diciamo che Rübes è entrato al posto del numero 8 Fischer, mentre Hansi Müller è entrato al posto non di Stinicke ma del compagno di squadra Rummenig. E si apprestano a battere un calcio di punizione i giocatori. Intanto vediamo che è stato ammonito Stinicke in questa occasione,
In questa occasione c'è stata un'azione all'altezza della tre quarti di campo italiana, sta per essere battuto il calcio di punizione da parte della formazione azzurra. Ecco il calcio di punizione, parte il tiro sulla destra per Cabrini, che certamente per Conti, ecco Conti che riporta il pallone ancora verso l'area avversaria, lo ha fermato, è in attesa del sopraggiungere di altri compagni, poi calcio precisamente nell'aria, accorre sul giocatore di estrema sinistra Oriali, mantiene il pallone in gioco, lo rimette ancora all'indietro in direzione di Altobelli. Altobelli viene fermato per azione irregolare da parte dei nostri azzurri e quindi calcio di punizione, perché Oriali aveva toccato la palla quando aveva superato la linea di fondo, e quindi rimessa in gioco da parte dei giocatori tedeschi. Vedete che l'Italia, nonostante si trovi in vantaggio di 2-0, continua ad attaccare, e questo l'abbiamo detto già nel corso di altre due cronache, è l'Italia che abbiamo sempre sognato, che aspiravamo ad avere. Ecco intanto una discesa da parte dei giocatori tedeschi, ecco ancora Conti che interrompe questa manovra e si appresta a rimettere in azione i propri compagni, ma lo fa con molta saggezza, perché intanto mantiene il possesso della palla, intanto ottiene dei falli a favore e intanto permette agli azzurri di venire avanti. Ora c'è uno scatto di Altobelli, esce Schumacher che anticipa di un soffio il nostro giocatore, rimessa in gioco da parte del portiere, recupera Breitner che avanza verso la linea centrale del campo, manda il pallone sulla destra per il Sbarzi, cui Gentile non ha lasciato né spazio né modo di giocare, il pallone è terminato in fa laterale all'altezza della fascia centrale del campo. Lidbarski effettua la rimessa, lancia pallone verso il compagno di squadra Ben Förster, il quale è in possesso del pallone, parte in questo momento un tiro, non inganna questo tiro Goff che resta tra i pali e poi mette subito pallone a terra, spostandosi verso il limite dell'area per effettuare la rimessa in gioco. Siamo al 29esimo minuto di gioco del secondo tempo, il risultato è 2-0 per l'Italia, vi ricordiamo ancora i marcatori, tutti nel secondo tempo, all'11esimo Rossi e al 23esimo invece Tardelli. Ecco intanto il pallone fermato dai giocatori della formazione tedesca, rilanciato ancora in avanti verso Breitner, dalla difesa tedesca Breitner, in avanti ancora verso Rübesch che si è portato incontro alla palla, cambia ancora Breitner, ma una difesa come la nostra oggi è davvero imbattibile. Ecco Brigger che riceve, parte un tiro che forse poteva essere deviato da un piede alzato da parte di Cirea, fortunatamente l'alternatore del pallone è stata quella che gli ha impresso Brigger e la palla è terminata oltre il fondo, rimessa in gioco per la formazione azzurra. E intanto controllando il nostro numero ci accorgiamo che mancano 15 minuti alla conclusione della partita, l'Italia conduce per 2-0, due reti che sono state segnate ambedue nel secondo tempo da Rossi prima e da Tardelli dopo, e abbiamo mancato un calcio di rigore nel primo tempo al 27esimo con Cabrini, quindi il nostro successo avrebbe assunto proporzioni davvero eccezionali. Rimessa in gioco di Zoff che manda la palla in una zona di terreno dove non c'è nessuno e quindi il gioco riprenderà con una rimessa da parte della formazione tedesca. Ecco i tedeschi che sono già nel campo per destinazione e recupera la palla, anzi Karl-Heinz Förster, rimette in azione Stiriche, il libero da sulla sinistra verso il numero 2 Briegel, il quale avanza verso la nostra area, cerca di scambiare con Rübesch che cerca da fondo, il giocatore è impacciato, non riesce a muoversi molto bene, eccolo ancora in possesso del pallone, tocca indietro per la corrente Stiriche, sulla destra tende Kalf, Stiriche manda al centro della nostra area, salta di testa con Lovati, ma il pallone termina dopo essere rivelato per terra fra le braccia di Zoff senza pericolo. Zoff si appresta a effettuare la rimessa in gioco, una serie di finte per ingannare anche i giocatori tedeschi e infine la rimessa verso la linea centrale del campo per Rossi che uncina la palla, cerca di rigirarla poi con una rovesciata portandosela in avanti, c'è un fallo dice l'arbitro per la formazione italiana, fallo che sta per essere battuto all'altezza della linea centrale del campo. I nostri giocatori si portano tutti in avanti, ecco il pallone lanciato verso Conti, sulla sinistra il nostro giocatore ha recuperato il pallone, al centro è scattato sia Altobelli che Rossi, parte il tiro che è stato terminato poi sul fondo perché deviato nella sua traiettoria dai giocatori tedeschi, quindi c'è un calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Schumacher, il giocatore Conti si porta col pallone nell'area d'angolo, sono in attacco Rossi, fin dietro c'è Altobelli, Rossi al disco di rigore, scatta ora mentre Conti si appresta a battere il tiro dalla bandierina, poi desiste e ritorna ancora all'indietro, prendendo posto fra l'area che delimita l'area e linea che delimita l'area e la linea che delimita l'area di porta, parte il tiro, colpo di testa di Karl-Heinz Förster che manda il pallone fuori aria, lo recupera in questo momento all'altezza della tre quarti di campo avversaria, Gentile si libera di Lidbarski che lo attacca, scende Gentile, ha fermato improvvisamente il pallone, lo tocca all'indietro per Tardelli e Tardelli ha davanti a sé ancora Lidbarski, riporta il pallone sulla sinistra, naturalmente il nostro cerca di far passare il tempo, da Gentile ancora a Cabrini, ancora all'indietro in direzione di Scirea che è in possesso della palla all'altezza della nostra tre quarti, poi attende Zoff un eventuale passaggio e Zoff lo riceve in questo momento con le mani, spedisce la palla sulla sinistra ancora per Gentile che sta per essere attaccato dalle Sbarchi, in avanti il pallone verso Cabrini e in avanti ancora verso Conti che procede nel suo attacco, discende verso l'area avversaria,
sta per essere attaccato Lance Müller in aria, entra il nostro Oriali sul pallone, ma un soffio anticipato dal portiere Schumacher, un soffio proprio. Ecco Brinkel che ha ricevuto dal portiere, avanza e scende scambiando nel cerchio del centrocampo con Breitner, che ora è alla stessa da tre quarti di campo italiana, davanti a Settardelli, scambia con Lance Müller sulla sinistra, al centro ancora, scatta in questo momento in aria il Barski, ma il pallone è controllato da Cabrini e il pallone termina oltre il fondo, rimessa in gioco per la formazione azzurra. Non c'è più niente da fare per la Germania, gli attacchi si vedono, non sono portati con reale convincimento da parte dei giocatori tedeschi, che evidentemente ormai stanno sentendo che la partita sfugge di mano. Siamo al 33° minuto di gioco del secondo tempo, la rimessa in gioco da parte di Zoff, la cui rimessa naturalmente è effettuata, come avviene in questi casi per tutte le squadre del mondo, con una certa lentezza. Comunque tira oltre la linea centrale del campo, sono ancora i difensori tedeschi in azione. Ecco scattare in questo momento Rossi, controlla la palla, la manda all'indietro in direzione di Barski, però vediamo scattare ancora Hansi Müller, ha sfatto la palla ai nostri azzurri, ha servito Rüves in avanti e in aria ancora verso Fischer che è scattato, ma vediamo che il pallone è terminato oltre il fondo. Dunque ecco il pallone che sta per essere rimesso in gioco dalla formazione italiana, mentre vorrei ricordarvi che nelle squadre sono stati effettuati questi cambi. Nel primo tempo l'Italia ha dovuto mandare negli spogliatoi Graziani, sostituendolo con Altobelli, si è infortunato dopo pochi minuti, non è stato schierato Antognoni fin dall'apertura del gioco, perché Antognoni, come sapete, era infortunato, e poi ci sono stati i cambi nei tedeschi, Rübes al posto di Dremel e poi Hansi Müller al posto di Rumenig. Intanto vediamo che sono impegnati i giocatori azzurri a battere un calcio di punizione alla metà campo tedesca, recupera il pallone in questo momento Conti e nella posizione di mezzo destro si porta in avanti lasciando che venga a battere il calcio di punizione Gentile, sulla destra attende Bergomi, ancora Gentile che si appresta a battere il calcio di punizione, manda il pallone in avanti in direzione di Rossi che viene messo a terra senza tanti complimenti da Karl-Heinz Förster. Ricordiamo che questo giocatore si era vantato che in 40 incontri internazionali il suo uomo, l'uomo che lui aveva dovuto controllare come stopper, non era mai riuscito a segnare, e oggi ha avuto il primo gol dopo 40 incontri internazionali disputati da lui, appunto, ha avuto il suo primo dispiacere, il primo gol dell'uomo che doveva marcare, il primo gol di Rossi. C'è un calcio di punizione ancora per l'Italia, ecco la rincorsa di Conti, parte da molto lontano, ecco il suo tiro indirizzato verso l'area avversaria, respinge il pallone la difesa con Karl-Heinz Förster, recupera ancora Hansi Müller che porta il pallone in avanti alla stessa della sua tre quarti, ora manda il pallone nella metà campo italiana dove attacca Rübes, avendo in avanti sulla sinistra Fischer, ancora Rübes in azione, cerca lo scambio con i propri compagni dell'attacco, una serie di passaggi, al limite entra in questo momento Brinkel che viene messo a terra, l'arbitro fa cenno di proseguire, protesta i tedeschi, ma non era assolutamente azione da calcio di rigore, e sulla respinta fuga di Conti sulla destra, discesa di Conti veloce verso l'aria, entra in questo momento in aria, rimette al centro per Altobelli che si libera in avversario, rete! Rete di Altobelli, anche Altobelli è andato a segno, anche Altobelli è andato a segno in questa partita, Altobelli ha portato a sé le reti per l'Italia, terza rete di Altobelli al 35° minuto, rete di Altobelli. E allora vi diciamo, gli utili ascoltatori, come si sono susseguite le reti. Nel secondo tempo all'11° da Rossi, al 23° da Tardelli, al 35° da Altobelli. Tre reti per la nazionale italiana, mentre lo stadio si sta illuminando e si vedono ancora meglio tutti i tricolori che sono presenti in questo fantastico scenario del campo Santiago Bernabeu, pieno di 120.000 persone. Sento le bandiere italiane, sento anche quelle tedesche, forse è un riconoscimento per i nuovi campioni del mondo che escono fuori da questa finale. Ecco intanto pallone rimesso in gioco dalla nazionale tedesca, ecco sulla destra di Barski che corre prontamente, sta per essere attaccato da Oriari, incespica sulla palla, questo dice quanto sia stanca la nazionale tedesca, colpo di testa di Rube soltanto e parata senza difficoltà da parte di Zoff, che poi riporta il pallone verso il limite del campo, lo recupera ancora, si appresta a vedere la rimessa in gioco, facendo i compagni spostarsi in avanti, rimessa in gioco da parte di Zoff, oltre la linea centrale del campo, sono ancora gli azzurri in attacco, fermati da un colpo di testa di Karl-Heinz Förster, recupera Breitner all'altezza della propria tre quarti, avanza e cerca di superare la linea mediana, è ancora in possesso della palla, manda sulla sinistra per Stiriche, è in possesso della palla Stiriche, sulla sinistra per Brinkel, che sta attaccando la posizione della sinistra, si libera di Conti,
cerca di portarsi in avanti, viene atterrato con pallone che stava andando verso il calcio d'angolo, l'arbitro interviene, comanda un calcio di punizione per la formazione tedesca. Ecco Hans Müller che è pronto per battere questo tiro. Siamo intanto al 37° minuto di gioco del secondo tempo. Hans Müller sta per battere questo calcio di punizione concesso dall'arbitro. I giocatori tedeschi sono tutti all'assalto della porta italiana in attesa di poter segnare il gol della bandiera. La palla in area, ma non si vede nemmeno un tiro, e la rete dei tedeschi segnata in questo momento da Breitner. Breitner ha accorciato le distanze per i tedeschi, raccogliendo al limite dell'area e colpendo con un secco rasoterra diagonale la rete del nostro Zoff. Breitner quindi ha segnato, ha dimezzato le distanze per la formazione tedesca. Il tutto è avvenuto al 38° minuto di gioco del secondo tempo. Breitner per la Germania ha accorciato le distanze. I tedeschi riportano il pallone al centrocampo. Ora vedremo la nazionale italiana rimettere il pallone in gioco. Ecco Rossi sulla palla, vicino a sé Tardelli, indietro ancora in direzione di Scirea. E ora bisogna fare quel gioco che si è visto fare anche ai giocatori polacchi proprio nell'incontro con la Russia, vale a dire portare il pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo e cercare di difendere il più possibile la palla. Zoff impiega un po' di tempo per vedere la rimessa in gioco, è controllato anche da Hans Müller. La palla oltre la linea centrale del campo, c'è un intervento da parte del signor Coelho e vediamo quali saranno le sue decisioni. C'è un richiamo nei confronti dei giocatori azzurri e un pallone concesso alla nazionale italiana per che venga battuto un calcio di punizione per fallo commesso da Hans Müller ai danni di Zoff. Il nostro portiere sta per battere il calcio di punizione con la collaborazione dei nostri difensori. Cirea ha cedito la palla a Zoff che si è presto ora effettuare la rimessa. Ecco la rimessa di Zoff, parabola altissima oltre la linea centrale del campo. Sta attendendo la palla a Karain Förster, la ribatte ancora ma in fallo laterale. Ecco che questo dimostra ancora una volta come i tedeschi siano veramente stanchi in questo loro confronto che rivede essere avversari della nazionale italiana. Dopo aver dovuto disputare una partita molto difficile, molto impegnativa con la nazionale francese, che li ha obbligati, come certamente sapete, ai tempi supplementari e anche ai calci di rigore. Attacca comunque l'Italia e la palla era terminata in fallo laterale per l'azione precedente dei tedeschi. L'arbitro facendo che si tratta di rimessa in gioco, non sappiamo ancora se verrà affidata all'Italia oppure alla formazione tedesca. Sembra che venga affidata all'Italia. Intanto il tempo passa, ecco il nostro giocatore incaricato di effettuare la rimessa che ha recuperato il pallone. Si tratta di Gentile, si dice in avanti in direzione di Conti che si libera molto bene di un avversario, è sul fondo, cross al centro, ribattono fuori i nostri avversari, mentre Stiri che riporta il pallone in avanti, cerca di servire in profondità Fischer che dà ancora indietro alla corrente Hans Müller che distribuisce il pallone sulla destra per calza in possesso della palla, è arrivato all'altezza della nostra tre quarti, è pronto a effettuare un cross che lancia in questo momento, ribatte Caprini fuori aria, la palla termina in fallo laterale, quasi all'altezza della bandierina calcio d'angolo sulla sinistra della porta difesa da Zoff. Rimessa in gioco dei nostri giocatori, recupera Stiri che cerca di scambiare ancora con Karl, ma è inesorabile la nostra difesa, intercetta ancora, il pallone è rimesso fuori, lanciato in avanti verso Conti che forse non sapete di questo passaggio e Ben Förster può ribattere, ribattono i tedeschi e riparte ancora il Brigal nel settore di ala destra, rimette verso il centro, scatta Rubes, ha respinto il nostro numero 4, è ancora Brigal, parte un tiro ribattuto e ancora Hans Müller che entra in aria, agire i difensori italiani, crossa, il pallone attraversa tutta l'area azzurra, controllato da Zoff comunque, termina dalla parte opposta dove c'è Tardelli che lo controlla, vicino a bandiera del calcio d'angolo, rimessa in gioco per la formazione italiana. Il tutto avviene al 40°, anzi il nostro cronometro sta segnalando che mancano meno di 5 minuti alla conclusione di questa partita. Cominceremo una specie di orario, di segnale orario, per dirvi quando i nostri azzurri avranno conquistato il terzo titolo mondiale, saranno uguali ai giocatori brasiliani. La palla frattanto è terminata fuori, stanno attaccando i tedeschi. È una rimessa in gioco da parte della formazione germanica. Attende Stiri che attende anche Ritvarsky. La palla è lanciata più avanti in direzione di Hans Müller. Respinge molto bene la nostra difesa. È ancora ribattuto il pallone da Karain Förster, rimesso sui piedi di Stilike, che avanza, scambia lateralmente con Breitner, l'uomo che ha segnato il gol per i tedeschi, ancora Breitner in possesso della palla, manda il pallone in aria, ribatte molto bene la nostra difesa con Gentile, recupera ancora Calze, rimette davanti a Zoff, salta Zoff e recupera il pallone. Sono tiri questi di Calze che non possono impensierire assolutamente i difensori italiani, perché alle loro spalle c'è un portiere sempre piazzato su tutte queste traiettorie. Zoff che ha recuperato, rimette il pallone in gioco, ecco verso Rossi, forse può scattare la quarta rete, Rossi si libera di un avversario, entra in aria, c'è un passaggio all'indietro da parte di Karl-Heinz Förster che si salva all'ultimo momento su Schumacher, sulla rimessa in gioco ecco Brinkel,
che parte dalla linea centrale del campo, riporta il pallone in avanti, lo sale in profondità in direzione di Fischer. C'è un calcio di punizione concesso per fallo commesso ai danni di Fischer, calcio di punizione che sta per essere battuto. Ecco Hansi Müller che sta per recuperare il pallone, che sta per eliminare il fallo laterale, lo riporta ancora sul terreno di gioco, è vicino a Stiliche. Stiliche è pronto a battere il calcio di punizione, serve Hansi Müller, quest'ultimo si libera di un azzurro, serve ancora indietro Stiliche, parte un altro tiro, ancora Stiliche che entra in aria, cercano di tirare, Lipsvarsi è stato messo a terra, protestano i giocatori tedeschi, l'arbitro non si va a impressionare, respinge ancora la nostra difesa, la palla è raggiunta oltre la linea centrale del campo da Kamainz Förster, che la rimette ancora sui piedi di Breiter, che allunga ancora sulla destra per Kalt. Si finisce con la Germania che cerca di aggredire l'Italia e di arrivare a segnare almeno la seconda rete. Il tiro di Kalt è stato ribattuto da Conti, riparte ancora Rossi che varca la linea centrale del campo, è in possesso del pallone, avanza ancora Rossi, cerca di toccare avanti per Oriali, ribatte la difesa della Germania e recupera quindi ancora Breiter, rimanda verso i propri compagni in attacco, va a terra Stiliche che in questo momento era in attacco, messo a terra da un intervento da parte di Tardelli. Si è rialzato il giocatore, mancano meno di due minuti alla conclusione dell'incontro e ancora Breiter che ha recuperato il pallone, lo rimette verso Hansi Müller che lo lascia al compagno di squadra Kalt che si appresta a battere il calcio di punizione. Hanno scambiato il pallone Kalt e Hansi Müller e avanza la stessa da tre quarti, c'è un passaggio corto e stretto per Brigel che rimanda ancora in profondità in aria per Fischer messo a terra, anzi Lipsvarsi, la palla sul fondo, regolare rimessa in gioco giustamente da fondo campo per la formazione italiana. Ed eccoci gentili amici a 43 primi e 32 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Italia in vantaggio per 3-0 e in questo momento c'è un altro cambio, sta per entrare Causio, anche Causio partecipa a questo festival della nazionale italiana, questo festival che conclude con la conquista del terzo titolo mondiale, la nostra avventura iniziata così male sui campi di Vigo e terminata in gloria sul terreno dello stadio Bernabeu di Madrid. Esce in questo momento Altobelli ed entra Causio, Causio al posto di Altobelli nell'ultimo minuto che resta da giocare, infatti per noi il cronometro è iniziato il giro dell'ultimo minuto, 44 minuti e 6 secondi sono trascorsi dall'inizio dell'incontro ed ecco del secondo tempo, ed ecco la rimessa in gioco da parte di Zoff. Nel secondo tempo 44 primi e 15 secondi ora, vi ricordiamo la rete degli azzurri è tutta nel secondo tempo, all'11 Rossi, al 23 Tardelli, al 35esimo Altobelli, al 38esimo Breiter, ancora la nazionale italiana in attacco, scambi fra Scirea e Tardelli, alla stessa linea centrale del campo e ancora Tardelli all'indietro in direzione di Gentile che gesplica un po' sulla palla ma riesce ugualmente ad agganciare il pallone e rilanciarlo ancora all'indietro verso Zoff, recupera Cabrini, manda sulla destra per Bergomi, intanto dobbiamo dirvi che non ha avuto proprio esito alcuno né, soprattutto sul piano psicologico negativamente il calcio di rigore mancato da Cabrini, come se avesse fatto parte di un'azione qualsiasi di gioco, come se fosse stato un tiro sbagliato. Ecco intanto gli azzurri ancora in azione, ecco Tardelli che spedisce in avanti indirizzando verso Conti che è arrivato al limite dell'area, difende ancora la palla, anzi esatta di Oriali, tocca ancora all'indietro, il pallone è sempre in possesso degli azzurri, ora vengono messi a terra da un'entrata di Karl-Heinz Förster e ora sono 45 minuti e 13 secondi, sta per finire la partita, siamo tutti in piedi insieme con le migliaia di italiani e stiamo seguendo questa fase finale, 45 minuti e 26 secondi, qualche recupero effettivamente, 3-0 per l'Italia, l'Italia campione del mondo per la terza volta, 45 minuti e 37 secondi, l'Italia è campione del mondo per la terza volta e ha segnato oggi 3 reti alla Germania. Italia campione del mondo mentre si stanno disputando i tempi oltre il 45, siamo già a 45 e 49, avanza la Germania, l'Italia ricordiamo è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti perché l'arbitro ha soltanto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo, l'Italia è campione del mondo per la terza volta, le reti sono state segnate tutte nel secondo tempo, all'11esimo da Rossi, al 20esimo da Tardelli, al 35esimo da Altobelli, al 36esimo da Breiter, un calcio di rigore è stato mancato da Cabrini, al 27esimo della ripresa avremmo potuto segnare anche di più, ce l'ha impedito la sfortuna e forse anche la mancanza di Antonioni, comunque non lamentiamoci per come avevamo cominciato questi mondiali, per come soprattutto ci eravamo arrivati, abbiamo conquistato un posto al sole e che sole, linea a Sandro Ciotti per l'intervista. Abbiamo accaduto.
da noi dei colleghi impazziti, come del resto siamo molto turbati anche noi per questa conquista veramente commovente del nostro calcio, un calcio che si era presentato in Spagna accompagnato dallo scetticismo compatto della maggioranza della stampa. Alcuni giornali avevano addirittura titolato, dopo la infelice partita amichevole di Braga, la propria pagina sportiva con "Torniamo a casa". In effetti stiamo tornando a casa, lo diciamo a Stefano Germano del Corriere Sportivo, ma stiamo tornando a casa con il terzo titolo mondiale, un traguardo che noi stessi non osavamo sperare, ma almeno abbiamo avuto il pudore di credere in questa squadra, di credere nella sua possibilità di esibire lo spirito di gruppo eccezionale che Berzotto ha saputo conferire al suo organico. E questa sera in questo stadio stupendo, dove non meno di 50.000 italiani arrivati a Madrid con tutti i mezzi stanno applaudendo gli azzurri, la squadra italiana ha colto il terzo titolo che la allinea idealmente al Brasile nel primato di tutti i tempi per quanto riguarda appunto i titoli mondiali. Una squadra che ci ha fatto tremare dopo il rigore fallito da Cabrini, ma che poi ha tenuto il campo con un'autorevolezza ed una lucidità veramente eccezionali. Mi pare che questa Germania sia stata controllata sempre efficacemente, no Germano? Ma direi di sì, però prima vorrei dire una cosa. Torniamo a casa con le lacrime agli occhi. Non è retorica. Di cose, di vittorie, di sconfitte, di magoni, ne abbiamo vissuti tanti. Questa volta torniamo a casa piangendo per 11 seri professionisti. Non li voglio chiamare bravi ragazzi perché lo sono, li voglio chiamare seri professionisti che hanno affrontato, tra lo scetticismo della più larga parte dell'opinione pubblica, dei tifosi, dei giornali, una prova sempre più difficile, e più aumentavano le difficoltà, più aumentava la loro forza morale, oltre che quella tecnica. Ed è questa la cosa più bella per me e per gli altri 50.000. Dal punto di vista tecnico la partita non è stata un granché, però nella ripresa ci sono state delle fasi anche tecnicamente apprezzabili, mi è parso. Sì, questo è stato quando contemporaneamente al lento, progressivo ma inarrestabile calare della Germania, l'Italia continuando a prodursi su di uno standard e su di un ritmo che erano il suo e che erano i loro, chiaramente è venuta fuori. Ora a un certo punto io forse l'ho soltanto azzeccata, ma me la sentivo così. Bisogna anche dire onestamente che questa partita ha avuto una designazione per quanto riguarda il direttore dell'incontro molto felice, perché questo direttore di gara brasiliano mi è sembrato sempre sereno, lucido, anche nelle fasi più concitate dell'incontro. In qualche occasione non ha applicato a regola d'arte la regola del vantaggio, ma nel complesso mi è sembrato una direzione impeccabile. Ma soprattutto impeccabile in quanto non è caduto nei trucchi che hanno cui i tedeschi hanno fatto ricorso, quei trucchi da commedianti che di solito venivano addebitati a noi e che oggi in questo mondiale in cui i nordici diventano mediterranei e i mediterranei diventano nordici, hanno applicato i tedeschi, cioè i tedeschi hanno fatto la scena, l'Italia no, l'Italia ha giocato in un modo maschio, vibrante, agonisticamente vago, ha buttato all'aria un rigore, si è stretta, ha stretti i denti, ha giocato come gioca una squadra di uomini. Ecco, c'è stato comunque un protagonista dal punto di vista appunto tecnico che mi pare doveroso citare, e cioè Bruno Conti. Beh, Bruno Conti, mentre lo vedevo giocare, pensavo che la Roma non è giusto che giochi con tre stranieri quest'altr'anno, due brasiliani, Conti e Falcao, e un austriaco croata. Ecco, rimani in zona per cortesia, non te ne andare, Germano. Ora vorremmo rivolgerci ad Angelo Rovelli, che è un collega che ci è particolarmente caro, in quanto è stato sempre molto gentile nel portarci presso la nostra postazione microfonica anche quando eravamo in seria difficoltà. E vorremmo dirti questo, Angelo. Germano ha accennato alla differenza tra nordici e mediterranei. Io direi, senza peccato di esagerare, che questa è la vittoria anche di un paese pieno di difetti ma tremendamente simpatico contro un paese pieno di virtù ma tremendamente e forse anche un po' deliberatamente antipatico, perché i tedeschi veramente in Spagna hanno assunto sempre atteggiamenti di un'arroganza straordinaria. Ma direi che questa è la più bella favola del calcio italiano, e quindi consentimi di dire che a questo punto la simpatia e l'antipatia contano relativamente.
Se però andiamo in profondità ci rendiamo conto, leggendo anche i giornali, avendo letto i giornali spagnoli in questi ultimi giorni, che tu hai detto una sacrosanta verità. Lo Sportivo Spagnolo idealmente prima e oggi anche dalle tribune ha fatto il tifo per l'Italia. E perché? C'è una giustificazione. La Germania, che io ho abbastanza seguito in questo campionato del mondo, ha sempre cercato di mascherare questa sua situazione di precarietà e attraverso partite tentate, soprattutto contro l'Algeria, ma ancora peggio, e qui ha dato una cattiva immagine di sé, contro l'Austria. Questa Germania non si è certo cattivata le simpatie del pubblico spagnolo. L'Italia viceversa ha convinto questo pubblico, se stiamo sempre sul fatto della simpatia istintiva, lo ha convinto soprattutto quando ha battuto il Brasile. Mentre prima contro l'Argentina aveva lasciato qualche perplessità nel pubblico spagnolo, che decisamente era filo argentino, poi il Brasile ha rivelato se stessa, e a quel momento noi giravamo per Madrid e tutti ci dicevano campione del mondo, e questa è la cosa vera e più bella. Ecco, e poi Angelo, tu sei abbastanza stagionato, come del resto noi, per ricordarti molte edizioni dei mondiali. Non c'è stato mai nessun mondiale, forse l'eccezione forse di quello del 38 vinto dall'Italia a Parigi, in cui la squadra vincitrice non abbia fruito in un modo o nell'altro di qualche circostanza fortunata o di qualche arbitraggio compiacente o di qualche ammiccamento degli organizzatori. A ben guardare anche il Brasile del Pelé nel 70 fruì di qualche vantaggio, giocò al Guadalajara con 40 gradi all'ombra contro squadre del nord Europa non abituate a quel caldo. Nel 66 l'Inghilterra fruì del fatto di essere la padrona di casa, così come la Germania ebbe lo stesso vantaggio nel 74 a Monaco. Mi pare invece indiscutibile che questa Italia di Madrid sia arrivata alla finale del Bernabeu con i propri mezzi, in maniera limpida, senza dover dire grazie a nessuno se non a se stessa. È vero quello che dici, Sandro, è verissimo. Io direi ancora di più, che l'Italia ha vinto meritatamente proprio perché è sempre partita da un concetto in questo campionato mondiale di umiltà. È questo che l'ha distinta e ha fatto sì che il suo gioco si rivelasse a poco fino a questa conclusione splendida, consacrando il nostro calcio con questa sua stupenda avventura come il migliore del mondo sotto tutti gli aspetti. Ecco, soprattutto sotto l'aspetto tattico, perché il calcio che gioca la squadra di Berzotto è stato spesso accusato, a nostro avviso a torto, di essere un calcio di modulo vecchio, di stile passatista. Ora invece mi pare che proprio questa squadra abbia dimostrato di essersi allineata con le esigenze moderne del gioco, che impongono prima di tutto una disciplina tattica rigorosa per poter far poi saltare fuori le risorse tecniche. E proprio su questo piano mi pare che la squadra sia apparsa impeccabile. Io ti do perfettamente ragione, e se mi consenti aggiungerei che questa è una vittoria non soltanto di Berzot, il quale ha avuto il merito, il pregio di una fede indistruttibile nei confronti dei suoi azzurri, possiamo dire suoi azzurri, ma io vado al di là. Io vedo in questo trionfo anche il trionfo degli allenatori italiani, questi allenatori tanto spesso denigrati, questi allenatori che tante volte sono scambiati ingiustamente, a mio modo di vedere, per degli improvvisatori o per degli empirici. Questi allenatori italiani meritano, attraverso questa vittoria, tramite questo trionfo, tutta la nostra considerazione. Possono andare in giro e insegnare il football al mondo. Ecco, e poi bisogna anche considerare questo riguardo che proprio gli allenatori di club hanno in fondo consegnato a Berzot, e questo lo chiediamo a Germano, una squadra atleticamente ancora vitale, ancora capace di rispondere alle sollecitazioni di 90 minuti tirati alla morte. Questo è un merito dei club, indubbiamente. Beh, direi proprio di sì, è un merito dei club, ma direi soprattutto di Berzot. Di Berzot e degli uomini che fanno parte della sua equipe. Non dimentichiamo che il nostro campionato...